L'accesso alla semifinale è già un risultato molto molto importante e comunque prestigioso per stato importantissimo. Diciamo che stiamo facendo un'annata bella. Ancora non è bellissima perché manca ancora tanto, però oggi è stata veramente una prestazione importante con una squadra secondo me fortissima. Con giocatori veramente di qualità che ci ha messo in difficoltà, però noi oggi dal punto di vista tecnico-tattico siamo stati veramente superiori, abbiamo dominato la partita, ma sono contentissimo veramente dell'atteggiamento dei ragazzi, tutti quanti, di chi ha giocato poco, stesso Thomas Hoses che non giocava da tanto tempo, ha giocato là, ha fatto bene, ha fatto gol. Oggi alla fine ho ruotato pure un po' la rosa e la formazione titolare rispetto alla partita di Montesilvano e hanno risposto tutti quanti alla grande, quindi anche perché adesso giocheremo veramente ogni 3 giorni, devo per forza ruotare, devo per forza far sentire importanti tutti, però a me, come ho detto ieri in conferenza, questa cosa mi avvantaggia, perché quando tutti e 20 i giocatori sono importanti, alla fine per un allenatore è facile fare scelta. Questa squadra mi sarà davvero un grande gruppo, oggi lo ha dimostrato, ma soprattutto anche un Teramo oggi che ha dimostrato di stare bene atleticamente. Sì, da quel punto di vista stiamo bene. È anche vero che rispetto a domenica ho cambiato 5 giocatori freschi. Loro hanno giocato praticamente con la formazione titolare, però diciamo che noi in tutto l'arco del campionato siamo stati bene fisicamente. È normale avere un calo, ma ci sta. Però oggi è stata veramente un'intensità altissima, partita veramente molto sporca, perché alla fine è stata una partita combattuta dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista temperamentale. Noi abbiamo reagito alla grande, siamo stati anche tra virgolette intelligenti a non farci prendere dal loro nervosismo che ci poteva stare, però sono contentissimo. Dai. Di Mister Ferraioli, hai qualche novità o qualche notizia? Ancora no, però già il ragazzo quando stava lì in panchina diceva, ci tranquillizzava che stava bene, addirittura voleva rientrare, però non era il caso, non ho voluto rischiarlo, però adesso sta facendo degli accertamenti. Speriamo non sia nulla di grave, però il ragazzo era cosciente, quindi speriamo niente Gara giocata sul filo dell'agonismo molto molto alto, gestione probabilmente della direzione arbitrale non eccelsa. Comante difensore avrebbe reagito in maniera diversa rispetto a comante allenatore. No, diciamo che io oggi parlavo col mio staff. Io da giocatore ero molto più calmo rispetto che da allenatore mi faccio prendere di più da questi momenti. Però ripeto, ci sta, era un quarto di finale, giocato veramente da 2 squadre veramente forti. È normale che il Terracina, anche alla vista la loro situazione in campionato, ci teneva, tra virgolette, più di noi nel passare per questa competizione, però è normale che l'arbitro non è stato, secondo me, intelligente, non bravo, intelligente, perché in certe occasioni la poteva gestire meglio la gara, da ambe e due le parti, però a parte l'arbitro oggi penso che sia stata una partita dominata e il mio risultato è stato, diciamo, meritato. Sul rigore non concesso a De Giglio? Secondo me era netto, ma era più netto secondo me il rigore su Santi Rocco, a 1 metro dalla porta, però l'arbitro può sbagliare come sbaglia l'allenatore, sbaglia il giocatore. L'importante è che alla fine il Teramo ha vinto e poi non ci pensiamo agli errori arbitrali. Trovi Esposito dopo Pasqua direttamente. Sì, meno male che Esposito mentalmente non è uno che, diciamo, tende a ingrassare anche lui, quindi non è come sottoscritto, però a parte gli scherzi, sì, però c'ho Massarotti, c'ho Ferraioli, c'ho stesso Damiani. C'ho un gruppo forte, un gruppo forte, un gruppo, quando dico gruppo dico veramente un gruppo però di veri uomini che rispondono sempre presente, per me è sempre facile fare le scelte. Ora sarà un problema portare avanti tutte e due le competizioni, campionato e coppa? Ma l'ho detto prima un tuo collega, ti sta giocando 2 competizioni bellissime, importanti. La vittoria del campionato, un campionato delicato, combattuto, è una Coppa Italia Nazionale. Io penso che quando ti vai a giocare arrivi a questo punto, anche mentalmente per il giocatore è molto stimolante. È normale che è faticoso, però devo essere bravo io nel ruotare bene la rosa, nel mettere i giocatori giusti al momento giusto. Lo sai che ti ha fatto tu? Ti devi iscrivere al canale I Biancorossi su YouTube. Perché se no combata, boh, gli mangazza e bello non è.